palla per Olivieri, limite dell'aria, tiro. Con una magia tenuta riesce a girare questa palla e c'è la girata di Otento. Ed è il Zillo che... Olivieri alla meglio. E c'è questo tiro che per pochi De Luca. Ed è Gatta. E questo pallone che miracolosamente Castaldo conquista ancora la palla in campagna. Trematerra vince il contrasto, Trematerra dentro, ottima iniziativa del centrale. Olivieri, Bifaro, cross di Bifaro, pallone che Bellini manda dentro, esce la rete di Gatta, il Campania passa in vantaggio, gioia del presidente De Micco che viene abbracciato da tutti. Passaggio di prima, ancora di prima per Bifaro in questo momento, Bifaro, esce il tiro di Bifaro. Pallone di Desorbo, palla dentro. E ciò d'angolo, pare che spoglia lui, il mandato di 1-0. Olivieri, De Luca entra in area di rigore, De Luca, tiro! Grande! Olivieri, grande tiro! Invece parte e c'è la... Il miracolo di Marino, grande battere la palla sulla tra... Olivieri, palla dentro, Trematerra, stop! Oh! E c'è il Campania, è stato sgambettato Trematerra, anche il calciatore, batte Bifaro, ed è gol! Portiere Castaldo, danza dei giocatori della... E festa grande, presenza del Campania, vediamo la palla che parte, pallone dentro, Trematerra, è incredibile, di sorbo, si libera, pallone che finisce, grande parata ancora di Marino, eroico, pallone che a botta sicura. Palma in avanti, Gatta, pallone ultimamente, è grandissimo gol! Trionfo del Campania, tantissimo soddisfatti, grandi abbracci, che tutto in questo momento si lasciano tutto sommato, e c'è questa specie di danza, vediamo, simpaticissima questa cosa. Rete stupenda, però non grandissimo protagonista, perché abbiamo vinto, cioè ha vinto la squadra oggi, alla fine. Io sono felice per il gol, perché mi serviva, ci voleva sbloccarmi. Visto i compagni di squadra ne hanno soltanto tutti al tuo gol, ti hanno abbracciato, c'è uno spirito di gruppo importante comunque nel Campania. È la cosa più bella, non ho mai trovato un gruppo così, in verità. Poi il gol è normale che mi hanno abbracciato, perché lo stavo aspettando anch'io come lo aspettavano loro. Si è sbloccato Davide Infante, quindi tutto l'attacco del Campania adesso ha più alternative. Sì, vabbè, ce l'aveva anche già prima, solo che dovevo solo sbloccarmi e basta. Sicuramente alla fine sembra che sia stata una partita facile, cosa che sicuramente non lo è stato. Il Volturno è una squadra coraggiosa, è una squadra che è venuta qua senza timore, cercando di metterci in difficoltà. Noi sicuramente siamo stati più bravi ad essere determinati in tutto quello che proponevamo. Forse potevamo chiuderla prima, però va bene ugualmente così. Uno spirito di gruppo importante, ogni gol, grandi abbracci, una rete importante anche per Davide Infante che è partito dalla panchina.
Sicuramente qua, ripeto sempre, saranno frasi ormai ripetitive, in questa squadra non esistono panchinari e titolari, ci sono dei giocatori che si devono far trovare sempre pronti e anche in base agli avversari noi cercheremo di mettere gli uomini più adatti per metterli in difficoltà. Adesso prima della sosta ci sono 4 partite dove il Campania deve fare più punti possibile, ma sono tutti avversari alla portata. Ma questo lo dice lei, per noi tutte le partite sono difficili, quindi già da domenica prossima sicuramente cercheremo di tenere alta la concentrazione cercando di fare bene rispettando sempre gli avversari.